il pesto si parte nella maniera più classica, il mortaio di marmo di Carrara, pestello in legno, aglio di Vessalico, un po' di pinoli, prima categoria di Pisa assolutamente, e si incomincia a pestare, si pesta e si schiaccia, si pesta forte. Una volta amalgamato aglio e pinoli, si prende le foglie di basilico, assolutamente basilico genovese, l'importante è che sia basilico genovese, di Pra o di Andorra o di Albenga, basilico, sale grosso, e si incomincia a pestare e roteare sfruttando le orecchie del mortaio in senso inverso, cercando di schiacciare le foglie del basilico contro la parete del mortaio. Questo movimento porta a rilasciare tutti gli oli essenziali del basilico, che sono straordinari, e il sale permette la non ossidazione, quindi di non farlo diventare nero. Una volta terminata questa operazione si ci aggiunge i due formaggi, un po' di pecorino sardo e almeno tre volte tanto di parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva assolutissimamente ligure, si rimescia un attimino e si ha un qualcosa di straordinario per olfatto e per gusto, il pesto alla genovese o pesto ligure.